Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. E neppure la notte ti lascia da solo. Inizio da ringraziare tanti amici da invitare sul palco. Possiamo esimerci da chiamare lui, quello che ha curato questa rassegna, quello che l'ha fatta come il miglior Mancini, Dario Zigiotto! Sì, ma l'applauso è un po' moscio per Dario Zigiotto, eh? Io mi sarei offeso comunque. Però come interista sono contento, alla grande Dario, mi ha dato credito. Dario, eccoti qua, benvenuto. Grazie. E vorremmo anche da te due parole su quella che è questa rassegna straordinaria. Ma io l'ho seguita da lontano perché ero anche ammalato, ma poi da vicino in tutte le occasioni in cui Gabriele mi coinvolgeva. Secondo me è un'oasi, è un punto di riflessione anche per chi lavora nel campo delle arti e dello spettacolo, perché qui l'esigenza di comunicare il sentimento, che poi si affida giustamente a dei linguaggi che vanno dalla musica al teatro, alla recitazione, alla lettura, qui quel sentimento è ancora originario, ma non naif, è un'esigenza, ricordiamolo, lo dico anche agli artisti grandi e a chi ci lavora, senza questa esigenza l'arte si perde un po' e quindi perde il senso sociale della musica e della cultura. Un applauso. Non posso che essere d'accordo. Vorrei ricordare, magari per i nuovi che per la prima volta assistono a questo spettacolo, che l'arte negletta, la rassegna di Arte Negletta, è una vetrina che noi offriamo a chi ha passato una qualunque forma di sofferenza psichica, non necessariamente di tipo psichiatrica. Tutte le persone che hanno attraversato questo tipo di sofferenza, ci sono carcerati, gente che ha avuto problemi, diciamo così, di malattie organiche importanti e che questa sofferenza l'hanno in qualche modo strutturata e in qualche modo veicolata verso un mezzo artistico. Questa è la loro vetrina e quindi sentirete un po' di queste operazioni artistiche, per noi sono profondamente artistiche perché ci parlano dell'esperienza e della sofferenza, così magari riusciamo a capire meglio, guardando nel cuore di queste persone, quello che ci serve capire per rompere i pregiudizi e per diffondere un nuovo approccio rispetto a queste forme di patologia. Questo è un po' lo scopo della nostra manifestazione, è una lotta contro il pregiudizio per chi soffre di questi disturbi, perché il pregiudizio finisce per portare queste persone a non curarsi, a curarsi male o addirittura a curarsi in ritardo e poi per soffrire ancora di più. Questo è un po', mi toccava dirlo e quindi lo dico con grande affetto per tutti.